Buongiorno ragazzi, sono il professor Stefano Cianetti, presidente del corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria e direttore del Centro Odontostomatologico Universitario. Il corso di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria è a ciclo unico e dura 6 anni. L'attività didattica si compone di lezioni frontali e lezioni di tirocinio clinico che nel nostro corso di laurea assumono un grosso significato e sono attentamente organizzate proprio per garantire il completo espletamento delle attività cliniche di tirocinio. Questa tipologia di lezione si svolge durante tutto l'anno solare presso il Centro Odontostomatologico Universitario dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ed in altri ambulatori dell'azienda sanitaria 1 del Perugino. La frequenza alle lezioni, sia frontali che di tirocinio, sono obbligatorie. Trattasi di un corso di laurea che forma dei medici dedicati alla disciplina dell'odontostomatologia. Pertanto è consigliato a studenti che abbiano predisposizione e desiderio di acquisire competenze nella cura dei pazienti, oltre alla volontà di formarsi come clinici. Il nostro corso coinvolge in maniera attiva lo studente nella sua formazione. Allo studente pertanto si richiede da una parte di acquisire conoscenze specifiche della professione odontoiatrica e dall'altra di sviluppare le capacità cliniche di ricerca. La laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria è una laurea specialistica atta a formare la figura professionale dell'odontoiatra, che oggi è sempre più coinvolto nella tutela della salute con sbocchi nell'attività pubblica, nella libera professione e nella ricerca scientifica. Dopo la laurea, l'odontoiatra dovrà, per esercitare la professione, iscriversi all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri dopo aver eseguito l'esame di abilitazione. Inoltre, per poter accedere ai ruoli di dirigente medico nelle strutture pubbliche, dovrà acquisire il titolo di specializzazione. Attraverso i progetti Erasmus, gli studenti della sede di Perugia hanno la possibilità di frequentare altre università europee, seguendo i corsi e sostenendo gli esami in quelle sedi. Anche la nostra sede ospita studenti esteri, integrandoli nelle ordinarie attività didattiche. Esiste un'attività pratica preclinica che si effettua in apposita aula simulazione dei trattamenti, dove gli studenti acquisiscono la prima manualità negli interventi clinici. Successivamente la loro attività sarà clinica nelle strutture pubbliche convenzionate. Alle attività cliniche viene data molta importanza in quanto lo studente deve saper fare oltre che sapere. Per questo, fin dal secondo anno viene inserito gradualmente nell'attività di reparto. Altre attività di tirocinio sono sviluppate nell'ambito dei laboratori di ricerca e nelle attività di educazione alla salute orale con interventi nelle scuole. È una sede dove gli studenti sono seguiti con attenzione e coinvolti fin dai primi anni di corso nell'attività clinica assistenziale, dove i docenti si preoccupano che gli studenti abbiano una formazione specialistica approfondita, ma anche aperta agli stimoli provenienti dalla libera professione e da branche del sapere correlate a quelle dell'odontoiatria. Da qui la scelta di implementare l'offerta formativa costituita dalla didattica elettiva attraverso figure professionali eccellenti nelle loro singole discipline. Perugia costituisce inoltre una sede dove si crede nella ricerca come strumento di didattica per gli studenti, coinvolgendoli attivamente in progetti di studio clinico-assistenziali o di natura biologica di laboratorio. Insomma, gli studenti che sceglieranno Perugia avranno poco tempo libero per apprezzare le bellezze della città, ma anche avranno l'opportunità di rimanere allegri. Ciao a tutti, io sono Giulia Restani e sono iscritta al terzo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. Oggi con me ci saranno anche Francesca e Filippo. Consiglierei questo corso a tutti coloro che fossero particolarmente interessati allo studio della scienza e in particolar modo allo studio del cavo orale. Studente nei primi anni acquisisce delle nozioni riguardo quelle materie scientifiche definite di base, come l'istologia, la biologia, la fisica, la chimica. Queste conoscenze sono fondamentali per l'acquisizione di
conoscenze in ambito medico e quindi successivamente ci saranno delle materie di tipo medico, soprattutto vicine all'ambito chirurgico, per poi arrivare a quelle materie di ambito strettamente odontoiatrico e di grande interesse per cui si è scelto il percorso, come ad esempio l'ortodonzia, l'odontoiatria pediatrica, la protesi, la chirurgia orale e la conservativa e l'endodonzia. Di tutte queste materie viene effettuato un tirocinio clinico che inizia fin dal secondo anno. Ci sono inoltre attività di ricerca svolte nei laboratori di microbiologia e di istologia e allo stesso tempo vengono eseguite le lezioni frontali con frequenza obbligatoria che sono ovviamente imprescindibili e sono la base da cui affrontare il tirocinio. Il nostro tirocinio viene eseguito in delle strutture assistenziali regionali e questo avvalora ancora di più l'importanza del corso di laurea come un corso di laurea in cui gli studenti offrono un servizio per la salute dei cittadini. Come ben saprete, per potersi iscrivere a questa facoltà è necessario il superamento del test nazionale, il quale è costituito da 6 macroaree, che sono la cultura generale, la logica, la biologia, la chimica, la fisica e la matematica. Quindi, già di per sé, tutti coloro i quali riusciranno a superare questo test hanno già delle conoscenze base che gli permetteranno di fronteggiare al meglio quelli che sono i primi anni universitari. È a ciclo unico per una durata complessiva di 6 anni. Nonostante sia un percorso lungo, può essere definito dinamico, perché oltre alle lezioni a frequenza obbligatoria ci sono anche molte ore dedicate al laboratorio e inoltre già dal secondo anno si incomincia il tirocinio in clinica. Per quanto riguarda invece la mole di studio è sicuramente consistente, però i docenti sono molto disponibili a venire incontro alle esigenze di noi studenti e poi come in ogni cosa, quando c'è passione, tutto diventa più semplice e piacevole. Risulta essere un parametro estremamente soggettivo quello delle ore di studio. I primi anni sicuramente le ore di studio sono maggiori perché si è inesperti, perché comunque non si è abituati al mondo universitario e perché allo stesso tempo ci sono delle materie che richiedono delle conoscenze di base molto approfondite e quindi fondamentalmente è maggiore la mole di lavoro di fronte ai libri. Man mano che si va avanti con gli anni si riduce questa mole di lavoro teorica cercando di fare spazio anche a una mole di lavoro pratica fatta di tirocinio che diventa imprescindibile nel momento in cui si affrontano delle materie strettamente odontoiatriche. Per capire le materie odontoiatriche risulta essere fondamentale il tirocinio clinico e non solo lo studio teorico. Di conseguenza io posso dire che orientativamente c'è una media di 3 ore al giorno di studio teorico, ma non possiamo fare a meno del tirocinio clinico. Il tirocinio clinico non viene effettuato tutti i giorni, ma comunque a cadenza settimanale e richiede ovviamente molta presenza all'interno della clinica odontostomatologica universitaria e delle altre strutture assistenziali convenzionate con l'università. Sicuramente sì, in meglio ovviamente. Infatti non appena sono arrivata alla facoltà di odontoiatria sono subito stata accolta a braccia aperte, non sentendomi mai sola e mai a disagio. Sicuramente il fatto di essere in pochi agevola qualsiasi tipo di rapporto sia con gli studenti sia con i docenti. Quindi ad oggi non posso che ringraziare la facoltà di odontoiatria per tutto quello che mi sta trasmettendo sia a livello professionale che non. Ha sede a Perugia ed è molto valido. Personalmente lo consiglierei perché, essendoci pochi posti disponibili, ogni studente viene seguito nel suo percorso di studi e a tirocinio viene continuamente spronato a mettersi in gioco in prima persona, in questo modo valorizzando quello che è l'apprendimento pratico. Quindi ovviamente ritengo sia un punto di forza di questo corso di laurea perché permette nel corso dei 6 anni di raggiungere una certa manualità e un certo grado di comprensione della gestione del paziente che aiuterà lo studente a interfacciarsi nel migliore dei modi nell'ambito lavorativo. Già dal secondo anno siamo in grado di capire se il percorso intrapreso può essere consono alla nostra persona, in quanto il tirocinio clinico, che è un tirocinio pratico
caratterizzato da primi operatori o da secondi operatori, consente fondamentalmente un approccio diretto alla materia e quindi consente anche di capire per i più dubbiosi, già a partire dal secondo anno, se questa strada potrà essere parte del proprio futuro. Ci teniamo a ricordare che questo video è stato realizzato durante l'emergenza Covid-19. Nonostante ciò, reputando fondamentale il servizio di orientamento dell'Università degli Studi di Perugia, abbiamo deciso di offrirlo in modalità telematica. Un caro saluto a tutti, da tutti gli studenti di odontoiatria della Facoltà di Perugia. Vi aspettiamo per poterci conoscere, per poterci divertire e per poter imparare tutti insieme l'odontoiatria del futuro.